Allora, ci siamo? Come va con l'audio della mia voce, va bene? Vediamo anche l'audio del gioco. Sì, ci sta tutto, perfetto. Cambio di sorgente e iniziamo. Mettiamo qua l'altro schermo. Ok, eccoci. Signore e signori, non solo, buonasera, buon venerdì e benvenuti ancora una volta a SempiStream. Benvenuti un'altra Friday Night Ant Fever, sempre con Monster Hunter Rise, ovviamente. Scusate, vi chiedo scusa per il ritardo, perché in effetti avrei dovuto iniziare alle 22, ma ho iniziato alle 22.15 per un motivo molto semplice. Pizza è arrivata in ritardo e l'ho ordinata che erano le 8.30, doveva arrivare verso le 9.15, è arrivata con 20 minuti di ritardo o poco più. Vabbè, almeno era buona però. Un secondo per far vedere più che altro qua l'equipaggiamento, quello che abbiamo in questo momento, perché ovviamente ho continuato a giocare anche se magari non quanto avrei voluto a causa di altre cose, altri impegni e anche altri giochi. Però abbiamo come arma la Iperguardia 2, poi Elmo Tetranadon, la Cotta Tetranadon, vabbè, se l'hanno già visto, se non sbaglio, nell'altra live, Parabrach Aknosom, Spira di Kulu, Vaffanculo, Skinieri Zucci, Floretto, credo, sì, Forza 1, quindi per l'appunto vita più 50, eccetera, eccetera. E vabbè, e la cassa equipaggiamento. Tra l'altro bell'arma quella che ho qui, ma ne ho anche altre che magari riuscirò, se riesco, utilizzerò per questa serata. Tra l'altro anche qui, se smoke, si sono rifatti un pochino il look, grazie. Ah, giusto. Vi faccio vedere anche loro. Equipaggiamento, vediamo. No? Ah, giusto, di qua. Vieni qua. Equipaggiamento del di Smokey. Abbiamo sì, Falce Zucci F, Cappello Tetranadon F. Quanto è bello, quanto è carino, tra l'altro. Veste Kamura F, quella base, in effetti. Invece, per questa Penno Naknosom C. Tra l'altro, guardate l'attacco qua e anche l'elemento fuoco. Non è male, anzi, è proprio buono. Buono, buono, buono. Fular Kamura C e Cotta Tetranadon C. Perché sto avendo questi momenti così? Mi sto trovando molto bene in questo momento con quest'arma, anche con un bastone insetto. E direi di accettare delle missioni, perché tra l'altro abbiamo un bel po' con mostri. Tra l'altro missioni... missione in villaggio, non furia, non furia. Abbiamo un bel po' qua. E guardate quante ne abbiamo di livello 4. Abbiamo il Bariot, il Ratian, il Toby Kadachi, il Volvidon, Basarios. E poi vabbè, magari anche quelli che stanno oltre questi. Andiamo per ordine, va? Bariot. Tra l'altro, vediamo un secondo qua come rifa. Allora, non tanto i focacciatori, lasciamo stare queste. Vediamo borso oggetti. Prima di andare, facciamo qua, no? Organizza, trasferisci oggetti. Non ne ho più. Ah, no, eccole qua, eccole qua. Vediamo dove stanno. Non ho le grandi pozioni. Non ho grandi pozioni. Però ho tutto il resto strapieno. Quindi un secondo, magari, prima di andare. Vediamo, bombe, botta grande. Bomba letame, la lasciamo anche andare. Piccola botte vuota. Ok, sfera accecante, va bene, noce fiamma. Non mi serve qua. Pesce sushi. Ci sta. Questa può essere mandata via. Sì. Ok. Abbiamo antidoto, sì. Abbiamo deodorante, giusto, perché mi serve nel caso in cui venga colpito dal gas quello lame che ho già incontrato durante un'altra battaglia. Forse non in live, però. Adesso, invece, all'opposto, vediamo. Che altro posso mettere? Abbiamo cibo, sì. Vabbè, questo ce l'abbiamo. Poi... ah, la nulla bacca. Sì, nulla bacca. Sì, 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 sì. Ma non ho, quindi... strano che non ce l'abbia. Che non l'abbia... ah, aspetta, giusto, giusto. Un secondo, ragazzi. I bonus qua che sono arrivati perché il gioco ha venduto 5 milioni di copie in 10 giorni. Allora, un secondo, contenuti aggiuntivi. Avanti, dai. È qua, no?
E infatti è la grande festa. Perfetto. Perfetto. E adesso mettiamo anche le grandi pozioni. Allora, organi soggetti, organi soggetti, grandi pozioni. Perfetto. E a questo punto direi di andare. Andiamo. Ci godiamo anche l'introduzione. Acqua, come sempre. Perché ricordatevi, ragazzi, per affrontare un mostro è importante bere acqua. Come? A biting cold, freezing winds cutting deep. Allora, i denti sono leggermente acuzzi, è proprio poco, ma tipo, che ne so, un pochino smussarli. Fai del male così, eh? Vabbè, grazie. Oddio, guarda, no! Guarda, quando lo vedo penso al bianco candore, non ai denti acuzzi. Giusto, bravo, sì, perché tanto è una faccia così tenera, guardalo. Non puoi volare dal bianco candore del Bariot. Perdonami. Vedendo quella stazza lì e tutto quanto. Sì, però in effetti l'armatura del Pteranodon del gioco è bellissima da vedere. Proprio è fantastico, la re-engine fa un lavoro spettacolare. Però in effetti le texture qua, in effetti un pochino dell'armatura Bariot, dico, Però. Oh, tre mostri! Oh, allora, sì, perché in effetti una cosa che voglio fare magari è uccidere più mostri possibili in una run. Tipo, questa è per il Bariot, però uccidiamo anche gli altri. E uno è molto vicino. Molto vicino. Questo è... Let's go! Allora, mi sono risentito con lo secondo schermo. Perfetto. Tutto funziona. E qua, tra l'altro. Oh, eccoci. Allora, aspetta. Olè. Iniziamo. Perfetto. Ok. No. Un attimo. Vabbè, questo credo che impiegheremo non tanto per farlo. No. No, accidente. Ho mancato. Oh. Allora, un secondo, vieni qua. No. Così ti impari. Oh oh. Vai. Cambia. Ok. Vai. Ce la partirò, Diciamo. Non quella che speravo, però. Riusciamo a prendere la coda, magari? Cosa chiami tu? Cosa chiami? Allora, aspetta. Riusciamo. No. No. Oh, meno male. No. Oh. Vieni qua, ricarichiamo. Buono. Con calma. Oh, meno male. No. Allora, un secondo. Oh. Attenzione. No. Allora, un secondo che abbiamo già poca vita. Buono. Poi. Sì. Oh, perfetto. Siamo poi qua con gli elettrici. Lo prende? L'ha preso tutto. Buono. Allora, perfetto. Buono anche così. La coda va benissimo anche questo. Va benissimo anche questo. Perché in effetti vorrei provare a prendere un po' di più la coda. Magari un pochino di difesa. Certo che comunque defunzione in stamina quella mossa. Ok. Ancora un secondo. Altre parti rotte. Vieni qua. No. Allora, cosa che fai? Te ne vai? Allora. Oh. Perfetto, residuo. Lacrima Wyvern. Ce ne sono altri?
Non mi pare. Salire. È stato Quisa. Corri come il vento, Quisa. Attacco buono. E in effetti, tra l'altro, l'ho attaccato senza avere bonus qua della fauna. Non l'ho preso. Dove sta? Qua? Allora, un secondo. Riusciamo in effetti anche con un pochino di Wirebug che ancora non ho utilizzato. Ole! Allora, aspetta che dobbiamo... Abbiamo qua... Ah! Ah, ok! Vabbè, oh, il Summercant! Ecco l'altro qual era. Allora... Allora, aspetta. Usciamo. Buono. Subito. Vediamo, riusciamo a fare un bel po' di danni, però... Non hai fatto niente di danni. Tutte e due. Tutte e due. Avanti. Prova a prendere però i residui magari prima di continuare la battaglia. Ok, altri. Non c'erano altri residui. Ah, tutta. Tutti gli elementali qua. Elementali, volevo dire quelli della fauna. Ma dov'è finito? Allora, quell'altro è scomparso proprio dalla vista. Ah no, è qua, qua. È di qua. Ma... Oh, se n'è andato proprio. Vabbè, quindi un secondo. E facciamo una bella ricarica. Poi, questa. Allora, prima mi metto a posto qua perché... Perfetto. No, basta. Ah no, forse qua è meglio andare di... Sì, meglio andare di Wirebug. Poi, qui se appena arrivi... Ah, aspetta però, ma prima... I mammutoni che non so come si chiamino ancora qua, non mi ricordo. Oh mamma. Poi devo fare tra l'altro con la cote. Ok. Dove cacchio sono... Dove cacchio... No, fermo. Dove sono andati? Dove sono andati? No. Allora, dobbiamo andare qua. Credo qua, no? Qui sa. Dove cacchio stai andando? Allora, va bene questo, lo prendiamo. Questo miele. Poi, qui sa. Brava, qui sa. Poi, cote. Perfetto per di qua. Guardate come stava l'arma. Vediamo qui. Eccoti qua. Ma ciao. No, ho sbagliato, volevo fare un'altra cosa. In effetti le mosse qua... No. Aspetta. Ok. Sì, riusciamo. Sì. Ok. No, accidenti, sbagliato. Ricarichiamo anche. Sì. Prendi. È qua. Usciamo forse. Oh, preso alla grande. Quanto fa di danno? Ancora. La coda, magari riusciamo a prendere anche un po' di coda. No. Tutti quanti, venite qua. Vai. No. Occhio. Oh. L'ha ucciso chi? Smokey. Ma grande Smokey. Ma vabbè, comunque si è risolto in pochissimo tempo. E vabbè, immaginavo. Il Gran Izuchi è uno dei mostri. Volevo dire, il Gran Izuchi è uno dei mostri iniziali, in effetti, quindi. Però, liquidato in manco 10 minuti. Perfetto, mi dà molto tempo per il Summercant e poi anche per il Bardot. Il Bardot sarà quello più duro, ovviamente. Vai, prendi. Luta, bello, luta. Ok, un attimo di relax. Ok, dove sta il Summercant? È lontanissimo. Questa è... Non è che magari ti sposti proprio in questo momento, no? No? Va bene. Aspetta, rendiamo anche le tame. Merda, proprio letteralmente.
Magari qua. Sì, beh, vabbè, è una figata inutile, ma la volevo fare. Ah, finalmente. E ricaricamo anche qua. Popo. Cioè, metà degli S-Climbers, essenzialmente. Da quando è che sei diventato un mammut? Comunque, cosa strana da fare, però. Oh, calma, pace. Il Somerkand si è spostato. Un po' più vicino. Meglio. Qui sta. A volte arriva con un po' di ritardo, ma vabbè, dai. Magari ispeziona anche per vedere se ci sono cose buone, quindi non è che possa lamentarmi troppo. Vieni qua. Allora, vediamo. Sempre dritto. Aspetta, abbiamo altri resti della... Oh, perfetto, qua. È qui che c'è stata la battaglia prima, sbaglio. Vabbè, Bariot. Oh, del Bariot già. Si è scontrato con qualcuno oppure solamente il che è passato di qua. Di nuovo il feto bestia, non l'ho preso. Ok, dritti. Questo sì. Ma puoi salire. Ah, è bravo che sale, in effetti. Basta saltare. Non qui, ma qua, direi. Aspetta, dobbiamo scendere, credo, comunque, no? No? Dove cacchio? Devo fare un'altra... Ah, di qua. Credo. È tutta un'altra strada. Qui non c'entra. Prendiamoli. Belli tutti. Oh, perfetto. Un po' più veloce. Comunque, ripeto, per fortuna, nonostante l'arrivo in ritardo, la pizza era buonissima. Tra l'altro, per chi volesse sapere, è una pizza con... Ho qui il menù, tra l'altro, proprio perché volevo essere preciso. Con mozzarella, speck, gorgonzola e granella di noci. Buona proprio. Buonissima. Tra l'altro, ad essere sincero, io amo la pizza. Ma per molto tempo, comunque, diciamo che ero più una... abitudinario, nel senso che comunque... Aspetta, qua abbiamo... No, niente, nulla bacca, perché nulla bacca, che è proprio nulla nel vero senso della parola, è questo mercante. Per molti anni, diciamo che mi sono adagiato e quindi prendevo ogni settimana sempre le solite pizze. Sì, io sono uno di quelli che la mangia solitamente una volta alla settimana, solo in casi abbastanza rari. Ah, no, se... Ma quando arrivo io ti sposi, vabbè, comunque là, di poco si sposta, meno male. Dicevo... Ero uno di quelli che era solito mangiare i soliti tipi di pizza, qui nel mio caso margherita con mozzarella di bufala e diavola quindi con mozzarella piccante. Sì, con mozzarella piccante non è un concetto che assiste in natura, volevo dire con salami piccante e con la bufala. Però da qualche tempo a questa parte, anche grazie all'arrivo di una nuova pizzeria qua dalle parti dove vivo io, ho iniziato a prendere delle pizze un po' più diverse. Eccolo qua, sono accanto. Quindi questa qui, una quella con i pistacchi, con le rucole grana. Pizze che non avevo mai preso in considerazione, però, oh, sono buone. Allora, intanto, qua il Somerkand. No. Quindi, allora, un secondo che faccio qualche danno. Aspetta, dove stai? Vieni. Allora un secondo. No. Quanti danno fanno comunque i miei amici qua? Qui si è smoppi. Possiamo prenderlo? Ok, partirò perché... Vabbè, no. Che cacchio è successo? Cioè, volevo... Qualcuno mi spieghi! Allora, mi sa che ho capito in realtà. Stavo andando con il wirebug per la rotolata, però sono finito contro uno dei cosi che lancia. Quello mi ha mandato KO. Non così. Perfetto. Questa si sta anche spostando, per fortuna. Mi ha mandato KO perché per l'appunto ero rimasto tramortito e mi ha colpito. Non ho potuto fare niente per la vita, per la ricarica lì. E via, fine così. Però che cavolo, spero di non essere cartato durante questo, questa sessione qui. Dico questa... aspetta, questa missione volevo dire. Ole! Stavo dicendo, col tempo quindi ho iniziato a... o meglio, col tempo, un po' più di recente ho iniziato a prendere delle pizze un po' diverse. E sto godendo abbastanza. Perché comunque, ripeto, quella di questa sera, quella con le mozzarella, speck, gorgonzola, rucola grana, era squisita. Poi prendo anche, beh, un pochino del menù di questa pizzeria dalla quale...
alla quale ci rivolgiamo ormai con abbastanza comune frequenza. Quindi abbiamo anche allora, se riuscisse a fare pistacchiosa per l'appunto, dov'è che sta? Scusa Pariot, non volevo disturbarti. No, io stavo andando dal Somerkant. No, cioè io stavo anche leggendo delle pizze magari, ma non volevo mica scontrarmi già contro di te. Quindi io mi dilego, prendo anche magari un tuo residuo, perché così non si sa mai. Però no. No. Oh, magari però se arriva dal... No? Aspetta un secondo, giusto in effetti. Vieni qua che ce la facciamo col Somerkant. Magari il Somerkant riusciamo a tramortirlo. Vieni qua, vieni qua. Vieni. Pariot! Pariot, dove cacchio vai? Aspetta, abbiamo un feto... Aspetta... No. Ah! Perché non ho un affetto puzzole di quelle là che ti danno il fetore, quindi è tra i mostri. Dicevo, allora, se stiamo più tranquilli adesso, pistacchiosi invece con pomodoro, mozzarella, capocollo, granella di pistacchio. Buona anche questa. Poi, quali altre prendo qua? Caprese no, in effetti. Ortolana, no. Prosciutto e fumè prendo anche abbastanza spesso da questi qua. Pomodoro, mozzarella, speck e scamorza affumicata. Diciamo che provo molto più di prima adesso. Ecco le Somerkant, tra l'altro. Però se c'è una pizza che non voglio provare mai e che va bene tutto, io cerco di rispettare i gusti, ma vi chiamo comunque pervertiti, e quella qua sopra, se non ce la faccio neanche a concepirla, scusatemi. Lo so, non l'ho mai assaggiata, sarà un mio limite, però non ce la faccio proprio a concepire una cosa come l'ananas sulla pizza. Non ce la faccio! Sarò tradizionale io, non lo so, ma... Aspetta, no! Una mano, che sennò qua siamo veramente già alla seconda. No, in realtà la seconda no, perché comunque abbiamo... Ok. Olè. No, peccato. Però dove, perché il bardo non viene qua? No! No! Peccato, mi è costato all'ultimo proprio. No, non mi fregano più queste cose qua, almeno ci provo. Sì, ci facciamo. Sì, preso. Aspetta, no. Perfetto. No, ho tramortito, no, ok, meno male. Ah, tramortito anche qui. Lasciamo. Oh, buono, perché ho evitato saltando. No. Vediamo. No, ogni volta che ci provo però purtroppo con questa abilità Finissetto non riesco mai. Alterno tra Finissetto e Wirebug, non so perché. Ah, peccato. Oh, sono riuscito a evitare. Aspetta, che dobbiamo andare di ascia qui. Olè, uno, due, alla coda. Alla coda. Se non sbaglio, l'altra volta quando ho combattuto sono riuscito anche a staccargli la coda. Però magari andare un po' verso altre parti. Tanto mi sa che l'altra volta l'ho fatto con un bastone di sette. No! Partirò a te, quali? Comunque veramente mi fanno tanto danno i miei compagni. Scappa il vigliacco. Vabbè, in effetti mi dà anche occasione, meno male, di un attimino. Ok. E poi soprattutto, ecco qua. Ma il Bariot è andato da tutt'altra parte, noto. Essenzialmente dove stava prima il Somerkant. Allora, qui, poi li prendiamo per i punti Kamura. Qua.
Olè. Poi, ah vabbè, perdi qua. Sì. Aspetta un attimo. No, peccato. Aspetta. No, aspetta, 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 aspetta. Ecco fatto, sì. Penso oppure no, non ho visto bene. Pensavo di sì. Ok, aspetta. Oh, 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 oh. Aspetta. Facciamo fare con l'ascia. Più, più, poi ancora, ancora, ancora. Dimmi che riusciamo. Non dove avrei voluto, però comunque abbiamo fatto danno. Non quello che avrei sperato, però. Oh, oh, alla grande. Però purtroppo è troppo lontano il Bariot. Vabbè. Andiamo a sbattere un pochino contro i muri, va? Sì. Poi contro di qua. Completamente devastato. Ok, vai. E due. E uno. Usciamo. Sì, buono, buono, verso la destra. Sì. Buono. Bello che faccio l'imbalzo verso di lui. Però un pochino lontano adesso magari, Aspetta. Meglio, 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 meglio. No! Che cavolo. Oh oh. Sì, comunque è abbastanza vicino alla morte, mi sa. No! Peccato. Beh. No! Verifichiamo. Utilizzare la... Però fa niente. Perfetto, ottimo. Quello che mi serve adesso. Ho bisogno di potenza. No, dovevo utilizzare il filo insetto. Parti rotte, cose che avete rotto, ragazzi. Bravi, bravi. Però torno indietro, mi dispiace. Oh, se ne sta andando. No. Ah no, aspetta, 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 aspetta. No, 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 no. Ma quanto è grande il raggio d'azione di quella cosa là? Ok, quindi. Sì. Sì. Usciamo. No. Poi. Proviamo. Parti rotte, buono. Ok. Ovviamente se ne sta andando. Se ne sta andando, immagino, no? No, invece. È molto abbattuto. Beh. Beh. Ah, oh. Mi sa che adesso sì che se ne va. Se ne sta andando, sì. Prendiamo un altro pochino di bonus e damage. Va. Ah, aspetta, prima questo coso qua. Vai via tu. Sparisci. Ole. Aspetta ancora. Mi sa che è finito. Madonna, quanta violenza non necessaria contro questo coso qua. Ah, il gaggiao, il gaggiao. Gaggiao meravigliao. E ci dà la pelle il gaggiao meravigliao. Ritmica andata veramente a non mi faccio i costumi. Ma comunque. Questa è? I like the wind. Adesso ci facciamo con un altro po' di cote. Ripeto ancora una volta, mi sa che l'ho detto durante la prima live di Monster Hunter. Forse durante la live... Oh cacchio, il Bariot. Non adesso il Bariot, non adesso.
Veramente sempre in mezzo alle balle tu. O forse durante la live dello Spotlight. Io che venivo da Monster Hunter per, dal 4 Ultimate, vedere la cote infinita mi ha fatto un mi ha dato un colpo. Perché mi ricordavo che era limitata, quindi a badare anche a quella per a razionalizzare anche questa risorsa. Qui invece, immagino come in World, la cote è infinita. Puoi limare, puoi ripristinare l'arma quante volte vuoi. Eccola, il Summer Cant. Vediamo, riusciamo. Ok. Dove stai andando tu? Dove vai? Dove vai? Riusciamo. Allora aspetta. Ho peccato. Au. Oh! Oh! Tra l'altro record di grandezza, perfetto. Buggy, buggy, buggy. Prendiamo un pochino anche da qua. Quindi abbiamo impiegato 25 minuti per Summercant e per il... E per l'altro il gran... non mi ricordo, purtroppo quello lì non mi ricordo come si chiami. Ultimo del Summercant. Somnacant, perché Summercant? Forse Summercant era il nome in inglese. Vabbè, Somnacant comunque. Andiamo dal Bariot. Bariot, adesso veramente facciamo i conti. Purtroppo peccato non essere riusciti a far scontrare il Somnacant. Per l'appunto adesso diciamo il nome giusto, non Somnacant. Somnacant e... Vai. E Bariot, peccato. Perché purtroppo il Bariot comunque non si spostava. Non avevo il petto, il... la fetto puzzola, quella di come si chiama. Comunque quella che mi permetteva di diventare puzzolente e attraente, diciamo così, per i mostri. Allora, ci siamo quasi. Perdi qua. Magari anche un po' di... una dose di mega pozione. Perché l'ho presa quando c'era il coso là che mi dà la vita? Ah, sprecato. Accidenti. Va bene, effetti, stiamo anche sbagliando, però. In realtà non tanto, è qua. No, non la bacca niente. Eccolo. Resistenza. Aspetta, dov'è che stava? Dov'è che stava? Dov'è? 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 Voglio mettere qua il giglio. Oh, perfetto, il max insetto filo. Per le prossime volte. Ah! Eccolo qua. Hunter vs. Boreal. Oh mamma. Oh signore. Abbastanza graziato fino ad ora. Devo ricaricare. Devo. No. Sì. No, dove vai? Perché è così la giocante adesso? Beh, lasciamo fare. Ok. Ho provato. Aspetta. Sì. No, dai, prendiamo così. Ok, buono. Se riuscisse a prendere la cosa, se riuscisse a staccare la coda al bar, magari. Però prima, pozione. Si è liberato, mi sa. Ah, oh. No. Oh, mamma. Allora, mega pozione, perché sennò qua non riusciamo proprio. Mega pozione, ho detto. No, aspetta, aspetta, ce la facciamo? Ce l'ho fatta comunque. E niente. Olè. Dobbiamo fare danni però, perché sennò rimane sempre in vita. No, no. Però in effetti
No! Dove? Cosa cazzo fa? Ho evitato cosa non so come. Sì? È un macello. Dai! Ma fallo un danno! No! Sì! Ok. Uno al me. Oh, uno. Oh. Allora, devo dire una cosa. Ci sono andato direttamente. Cioè, potevo magari non fare la rotolata verso proprio il colpo, ma invece no. Ci sono andato de gusto. De panza. La paranza è una danza che si balla nella latitanza. Perché mi è venuto? Ok, poi abbiamo. Aspetta. Trasferisci oggetti. Poi abbiamo 7 di quelli. No! Ok. Ah, a posto. Si è spostato, credo di. Mi sa che si è spostato, no? Vabbè, comunque sia, è qua vicino. In ogni caso. Tra l'altro, speriamo di non morire. Perché se no è un problema, visto che questa è l'ultima volta che posso farlo. Altrimenti. E tra l'altro, siamo a due cartate in una sola missione. Aspetta, è di qua. No, è di là. È di là. Olè. Sali, 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 sali. E salirò, e salirò. Momento Daniele Silvestri, perché? Allora. Purtroppo ho ancora un po'. Ah! Ok. Ho dato almeno un colpo prima del ruggito. Ma non scappare! Ma manco ho dato un colpo, ma scusami, Prendiamo anche qua. Buono, prendiamo anche questo. Do coio coio. Si prende tutto. Si prende tutto. Aspetta, dove sta? È là. Riusciamo a prenderlo con dei colpi. Ah no, mi dispiace. Mi sto già rifornendo. Oh, buono. Ok, aspetta. No. Beh. No! Aspetta un attimo. Ok. Aspetta che abbiamo. Sì. Ok. Non mi fa andare! No! Madonna, ho rischiato una cosa che non potete capire. No. Vabbè. Ok, tante pozioni. Ma fammi fare. Tante pozioni qua, stavo dicendo, infatti. No. Oh signore. Oh mamma il Bariot, in effetti. Oh mamma il Bariot. Ne ha di vita, Lasciamo. No. Beh. No, niente. Proprio niente di colpi. Poi torniamo qua. No, perché non riesco mai a colpirlo con questi colpi qua caricati. Mai, e spreco comunque anche le boccette. No. No. No, 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 no. Parti rotte, finalmente, finalmente qualche parte rotte. Un po' di pozione. Un po' di pozione, ho detto. Donna però, Un attimo.
spè. Oh mamma spè. Ok, perfetto. Questa volta magari riusciamo a fare tipo dei colpi un po' caricati, che quelli fanno bene. No! Aspetta. Sì! Ma mai che riescano. Ok, però allontaniamoci. Allontaniamoci. Madonna, se l'avessi preso qua. Beh, parti notte. Aspetta, adesso dobbiamo andare. Cambia. Sì, finalmente. Ti prego, non andare a vuoto. Ok. Oh. Però dobbiamo... aspetta, allontaniamoci. Allontaniamoci, allontaniamoci. Aspetta. No, no, aspetta. No, non qui. Ho sbagliato, ho sbagliato. Oh, oh. Sì. Adesso qua. Vai, vai. Dimmi che lo prendiamo. No! Se ne sta andando dove? Dove sta andando? Di là? Prendiamo un secondo qua. No, vabbè, se non moriamo lo uccidiamo. Nel senso, vabbè, abbiamo 7 mega pozioni. Quante pozioni abbiamo? 7. Ok, questa ho bisogno comunque anche di affilare un po' l'arma. Non cuneo da lancio. Andiamo. Guarda qua. Dove sta andando il Bariot? No, si è fermato, però che sta facendo? Oh, è molto stanco. Sì, sì. Vabbè, gli ho fatto comunque danni così, buonissimo. Ok. No. No. Lasciamo. Ah, aspetta, giusto. Ok. No. Oh. Ho evitato. Cioè, stando fermo essenzialmente. No. Oh, sto evitando questi colpi. Non so come. Eccolo.
alla testa proprio. Beh, no, non ero gettato adesso mentre stavo caricando, dai. Partirotte ancora, bravi. Sono fortissimi in trompano comunque. Adesso sono a rompere le parti. No, no. Direi che è meglio scappare un attimo, perché se mi attacca è finita. Ecco appunto, meno male. Oh, stanco, 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 stanco. Però ancora fa male. Stanco comunque. Vai. Ok. Oh signore. Ok, beh. Scappando, sì. Sta scappando di là. Andiamo. Allora. Dove stai? Qui sta? Qui sta. 10 minuti sono rimasti. Ce la facciamo, però. Se qui sta venisse. Qui sta. Basta. Oh. Perfetto. Allora, magari prendiamo un secondo anche da qua. Dagli Anteca. Anteca in tangenziale. Schiena. Ok. Che è quell'indicatore là sulla mappa? Non posso vedere molto perché mancano 10 minuti però. Aspetta. Olè. Eccolo. La coda gli ho spaccato. Dove stanno i resti della coda? È un attimo allora. Stanno di qua. Ah, ecco cos'è il cono là. Indica la coda. Allora, prima la coda. No, scusatemi però. Prima la coda. Perché non l'ho vista? Eccola! Coda del Bariot al primo colpo. Questo è un colpo enorme. Non posso sprecarlo, non posso sprecarlo. Ma vieni. Oh, ottimo che te la indichi sulla mappa. Ottimo, ottimo. Neanche sapevo che la indicasse. Cioè proprio non... Aspetta, deposito minerario anche. Facciamo anche qua incetta di minerali. Cristallo terra, minerale, perfetto. Si sta riposando. Quindi direi che è tempo di una bella bomba. No, ah no, pensavo che si fermasse, invece no. Continua ad andare. Lentamente, stanco, però continua ad andare. L'ho fatto con la cote. Troppo preso dalla coda. No. Ok. Perfetto. Fallo durare l'effetto. Credo che non abbia più la coda, però è molto buono. Cioè, la punta è molto buono. Dai. Vabbè. Devo fare con la coda, devo fare... Mi dai la possibilità, grazie? Forse. No! Non mi farà mai fare con la cote. Dio mio, non mi farà mai fare con la cote. Dovrebbe essere distratto dagli altri, ma è un po' un problema. Guisa, allora facciamo una cosa, ci ritiriamo un secondo di qua. Anzi, giusto, 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 giusto. Sì. Torniamo indietro. Dove vai? Ah, di qua. Poi. Non ha preso perché? Vieni qua. No. Sì. No. No.
preso là e poi ha fatto poco però. Una boccetta sprecata. Oh, grandi, 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 grandi bonus endemici. Non muore però il Bariot. Credevo che fosse vicino alla morte, però ancora ne dà. Oh. No. No. Oh, ok. Dai. No. No. Aspetta però. Aspetta, 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 aspetta. Adesso li strette però bravi. In realtà bravi, molto bravi. Mi serviva. No. Aspetta. 5 minuti. Quando muore. Non può mancare molto però. Dai. Sì! Oh! E quanto tempo però! Era... Oh! Ma vieni! Bella caccia, tutti e tre! Peccato per le cartate! Peccato per le cartate, però bella caccia! Tra l'altro, visto che ho impiegato così tanto, mi sa che facciamo solamente un'altra e poi stop però per questa serata. Perché se è così, un'altra mi impiegherà altri 45 minuti, quindi ci arriviamo giusti giusti. Tra l'altro, una curiosità, domani farò un'altra caccia, però questa volta in compagnia. Esattamente perché, un secondo che vi prendo, aspetta, non abbiamo più niente da prendere. Ok, ce la godiamo, ce la godiamo. No, una bella foto qua ci sta, se riusciamo. Dimmi che ce la facciamo. Scatta. Ah, giusto in tempo. Stavo dicendo che domani io sarò impegnato. Perché infatti... No, un secondo. Eccoci qua. Domani alle 18.30 sarò impegnato con altri membri della community degli YouTubers e proprio con Monster Hunter Rise per una bella caccia in compagnia. Sarà la mia prima effettivamente caccia in multiplayer con il gioco. In compagnia di Phoenix e di Dr. Eustace, Hunters Romani. Sì, un secondo. E ripeto tutto questo. Peccato per gli esperimenti, mannaggia. Tutto questo a partire dalle 18.30 di domani pomeriggio. Vediamo, perfetto. Ah, scusate, anche Remember, Over the Gamers. In effetti ci stava visto che eravamo, che dobbiamo essere in 4, quindi in effetti. Scusate, solo che non si vedeva all'inizio. Oh, aspetta. Questa è... No, pensavo che ci fosse una richiesta. Qual è la richiesta allora che ho completato? Perché tu non lavoro come sempre? Aspetta. Perché ho visto il messaggio? Pensavo che ci fosse qualcosa tipo... Che devo fare qua? Un secondo. Andiamo a vedere prima viaggio rapido. Acciaieria. Appunto, quindi cosa che devo fare qua? Ah, consegne, ecco, giusto. Ah, perfetto, con l'altro accampamento delle isole ghiacciate. Ottimo, ottimo, ottimo. Perché avevo scoperto effettivamente il posto, ma dovevo ancora completare i requisiti per poterlo sbloccare. Ottimo, perfetto. Alla grande. Direi anche di salvare a questo punto. Salva, salviamo così. E adesso, prima però, giusto, facciamo con il mio tanto caro bastone insetto. Tra l'altro, il bello è che durante la demo io ho apprezzato tantissimo il corno da caccia, però ancora devo... Cioè, ce l'ho anche un corno da caccia fatto
a modo, diciamo. Però per adesso sto preferendo invece, vabbè, lama caricata, no. Sto preferendo lama caricata, quindi per punti per guardia. E poi il il falcione insetto, scusate, è un bastone. Questo qua, la pickaxe, non so, seconda, che 100 d'attacco, 16 di fuoco. Peccato l'affinità, però livello più insetto 2 anche. Tra l'altro ci ho messo un bel insetto. Sarebbe questo qui con tipo attacco contundente, insetto di tipo polvere e veleno. E la prossima facciamo con questo allora. E beh, e il resto va bene. Andiamo. Quindi, visto che sono missioni in villaggio. No, non queste. Facciamo come ultima missione della giornata, visto che immagino che ci saranno altri due di mostri. Vabbè, comunque sia, il Ratian. E mosso Kiaz. Vediamo chi ci, quali altri mostri ci stanno. Abbiamo Kelby, Renoplos. Vabbè. Vai. Partiamo. Vabbè, tanto comunque abbiamo vediamo le scorte per poterci rifornire di pozioni e gran pozioni. Acqua, perché ricordatevi, un grande cacciatore beve sempre acqua prima della sua caccia. Arid plains at night, flames billowing high. This is where she makes her realm. Best to not go now. Eccola. Oh, spara comunque. Scorching the earth. Lighting up the sky. Ah, che bello, un po' illuminato nella nel deserto. When her highness sets her eyes on you, it's time to say goodbye. Comunque molto belle le sensazioni dei mostri con gli haiku, così. Tra l'altro mostro volante, quindi in effetti il bastone mi serve abbastanza qui. È molto buono, molto buona come scelta. Allora, aspetta, dove sta? Qui. Non cadere. No, non questo. Ah, giusto qua, giusto. Quindi sì. Poi, scusate. Eccoci qua. Ovviamente 3 anche questa volta. E vediamo se riusciamo, perché potrebbe essere un po' complicato. Però in effetti no, aspettate, perché con il bastone posso fare tanti danni. Allora, effettivamente il bastone, quello che ho io, per non so quale motivo, l'ho visto un po' sgravato. Cioè, nel senso che riuscivo ad eliminare mostri con facilità abbastanza disarmata. Vabbè, ho fatto delle missioni con il falcione qua, con la pickaxe, insomma. E ho notato come riuscissi ad eliminare i mostri con grande velocità, nonostante tutto, magari anche nonostante errori da parte mia. Cioè, posso ancora nel senso, sono stato in grado di fare mostri in maniera molto veloce, nonostante non un uso ottimale. Aspetta, dov'è qua per il max insetto? Oh, lì, perfetto. Qua mettiamo anche il max insetto per dopo, per altre volte. Tanto ne abbiamo un bel po', credo, no? Perché se non sbaglio ho anche fatto rifornimento poco tempo fa dal tizio. Prendi altri insetti. Sta qua sopra, credo, suppongo. Quindi, ah vabbè, di qua. Giusto. Questa? Andiamo subito. Fino a un certo punto qui, sai? Ok. Oh, questo è facile. Credo. Ok. Sì. Allora, aspetta. Ma già scappa! Gli ho fatto un po' di danni e già scappa. Tra l'altro, no, nessuno scontro con altri. Inizia la grande rincorsa comunque. Punti Kimura. No? Bene. Scendi. Ok. Poi. Ah! Oh! E andiamo a prendere allora l'altro. A questo punto. Dov'è?
No, aspetta, non qua. Dov'è, 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 dov'è? È di là. Di qua. Oh, strada presa. Ma è sopra, credo. Aspetta, non c'è un modo per arrivare sopra. Vabbè, ho capito. Facciamo così e basta. Olè. Perché purtroppo è troppo sopra. Allora, se ci facciamo un po' qua. Ok, perfetto, prendiamo. Ah, l'avevo già. Allora, raso terra. Bravo, meglio. Bravo, meglio. Riproviamo, va. Aspetta. Aspetta. Qui, perfetto. Qui l'ho preso alla grande. Il colpo finale, però, no. Dove vai tu? Qui sa? Qui sa? Ma dove stai andando? Qui sa? Qui sa? Dove sta andando anche lui, in effetti. Ah, no, perfetto. No, peccato. Che fai tu? Fatti prendere. No. Oh, questa mossa non l'ho provata quasi mai, quindi un po' di sorpresa. Ah, peccato. Troppo tempo perso. Quanti... Ecco qua. Aspetta, dobbiamo fare. Per quanto dura ancora? Perfetto, ce l'abbiamo. No. Vai. Aspetta. Non ti spostare. Sì. Sì. Aspetta. No. No. Vita poca, dobbiamo anche fare un pochino di riferimento di vita. Ok. Buono. L'attacco. Oh, buono anche l'altro. Aspetta. Vado a prendere. No, non l'altro. Volevo la testa. Facciamo prenderlo da qua? No. Vabbè, direi anche una pozione ci sta. Pozioni, ho detto. Poi qui sa. Qui sa. Qui sa. Qui sa. Quindi di qua. Dovrebbe essere di qua, no? Sì. Vai, 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 vai. Sono passati 5 minuti e dovremmo essere comunque vicini. Credo che siamo vicini, spero. Perché comunque male ne abbiamo fatto. Eh sì, dammelo, dammelo tutto. Sì. Wow, no. Questi sono una marea di danni. Quanti danni che fa la pickaxe, non so, una marea. Anche senza fare il trucchetto qua. Eia. Eia. Parti rotte, come? Grazie. Ti sto massacrando. Guarda che massacro qua. Guarda, guarda, guarda il massacro, guarda. Guarda qua. Aspetta. Vai, 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 vai. Sono sempre però. E ci siamo quasi. Sì. Dai. No.
Poteva andare molto meglio come colpi qua. Mostro ucciso, ole. Con tanti non ottimizzato, però per l'appunto, come dicevo, fa una marea di danni. Quella che ho io di picca fa una marea di danni. Ho avuto fortuna quando l'ho creata. Non pensavo. E comunque immagino che ce ne siano anche di meglio. Cioè, ovvio che ce ne siano di meglio, però tipo quando fai il colpo che salti, quando hai il bonus della... Mi fai prendere. Oh, quando uno luta non vuole essere disturbato. Dicevo, quando hai il colpo, quando hai l'attacco potenziato che fa il salto e poi solo poco dopo vai con A. Aspetta. Un poco dopo, volevo dire, poco più di toccare terra vai A, così lo fai la sua terra e poi vai con l'altro colpo. Bene, quindi l'altro è un po' lontanuccio, quasi quasi a questo punto direi non questo, perché lo... non questo neanche. Volevo dire questo, mappa dettagliata, torniamo all'accampamento perché mi sa che conviene fare l'altro. Perché l'altro è più vicino, sì, voglio fare tutte e tre. Ok. Ah, bene, da una parte abbiamo... il Ratian, Ratian se non sbaglio. E dall'altra abbiamo... aspetta. Qual è questo qui? Purtroppo non mi sta venendo dal disegno, non mi viene. Non mi direi che è un altro Bariot. No, ah no. Ah, questo l'ho già affrontato per conto mio. Ma cosa fai? Cioè, proprio con il ruggito che mi lancia via. Benissimo. Che fortuna che è andato proprio verso la testa. Dei danni ne fa pochi. Tra l'altro aspetta, forse questo non è l'ideale con il bastone. Aspetta, però qua sotto devo andare. No, comunque no. Allora, se non sbaglio, sì, ovviamente alla parte qua più su, qui sotto, se non sbaglio. Oh, quando è che... oh, aspetta, no, 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 un attimo, un attimo, un attimo. Ecco qua, ecco qua. Sì, quando si carica. Oh, e allora raggiungiamo, dai, dovremmo... non dovremmo essere lontani, spero, no? Come dicevo, un altro classico Capcom. I wanna take you for a ride. Sì, però dove cacchio possiamo andare? Cioè, voglio andare là, però... non ho capito. Cioè, ho capito, lasciamo stare. Beh. Vabbè, va. No! Vieni qua. No! Bella pozione. Sì. Aspetta, dov'è che sono qui? No, aspetta. No, allontanati. Ok. Peccato che abbiamo preso molto bene. No! Oh, aspetta! Dammi che facciamo bonus completo. Buono. No! Pozione, no, mega. Mega perché non si usa mai. No, 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 lontano. Ok. Pronti? No.
Nulla pacca, nulla pacca. Ok. No. Parti rotte grazie all'insetto. Beh, chi è stato? Si sta spostando, credo, no? Questa? Questa? No. Aspetta, sta andando per di qua. Beh. Ah, proprio adesso ho terminato, proprio qua ho terminato l'effetto. Ah, peccato. Ok. Ok, buono. Prendiamo la testa. Qui proprio diretto. Cioè, senza... scusate però. Buono. Ok. Altro. Altro ancora, poi adesso. Sì. Aspetta qua. No, dov'è che lo prendo? Ah, questo. Beh. È abbastanza faticato comunque. Io tra l'altro. Ah. Aspetta. Andando oppure... Sì, se ne sta andando. Ok, posso fare. Finalmente. Sì. Un attimo. Sì. Prendila. Una bacca buono. Scendi. Ok. Poi abbiamo dei resti qua anche da prendere. Non so se siano i suoi. No, del Ratian. Prendi. Perfetto, abbiamo. Oh. Oh, allontaniamoci. Aspetta, non ha fatto, si è bloccato. È qua presso la grande, voglio perfetto, perfetto. Magari riproviamo. Non male. Ho evitato... Come ho evitato? No, oh. Qua proprio la sua testa. Ho toccato il terreno qua. Ok. Dove sta andando? Vieni qua. Niente. Perché c'è quello là che me lo dà e perché spreco. Oh! Ottimo! È quello che vuoi. Ecco, perfetto! Allora, purtroppo però abbiamo già sprecato. No, invece no! Ottimo! Lasciamo. Sì. Buonissimo, è quello che volevo. Perfetto, finalmente combattiamo contro un mostro così. Ottimo, vai, posizione. Questo aiuterà tantissimo. E ancora? No. Magari prendiamo. Perché hai sparato così? Ottimo.
Come vai tu? Eh no, a questo punto andiamo da lui. Tanto comunque il Raiden è stato già un po' ferito. Il che è ottimo, è ottimo. Prima contro il Pyre, purtroppo non ero mai riuscito a fare danno con gli altri mostri, quindi anche per quello sono durato così tanto. Qui già ho fatto un 300 di danno e passa. Scusate, rutto trattenuto. Ok, ok, ok. Aspetta, a questo punto. Aspetta. Oh no. Vabbè, siamo così, quindi. Ma riesce ad andare nonostante sia ciecato oppure. Ok, meno male, pensavo di meglio. Aspetta, no. Non riusciamo. No, ho sbagliato qua con i comandi. Allora. Vabbè, buono perché doveva andare da quell'arancione. È andato da quello rosso. La parte rossa. No. Oh, parti rotte. Facciamo fare tipo così. Prendi. Porta qua. Lasciamo. Dimmi che prendi che arancione. Vabbè, dammi qua. Oh, aglio, aglio, aglio. No, ho sbagliato, troppo, troppo. Non ho fatto abbastanza in tempo con il salto. Facciamo per adesso. Sì. Vieni qua. Beh, che sei stato anche bloccato. Riusciamo a fare tipo così. Sì. Vai, danza, 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 danza! Oh, ucciso! Ucciso, 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 ucciso! Ucciso, perfetto! Però peccato che sia più piccolo. Purtroppo in queste missioni vorrei tanto fare anche cose tipo, che ne so, andare più a caccia di minerali. Però, diciamo che cacciare tre mostri dà dei problemi. Perché c'era una... Perché Smoke è fatto da cheerleader? Non credo che l'abbia mai fatto prima. Prendiamo anche un po' dal Velex. E poi dal Basarius un'altra volta. Basarius. Ok. Tra l'altro, perché se stai vedendo, chiedo scusa se non riesco a ricordare esattamente tutti i nomi. Tipo, prima ho detto ho detto Somerkant invece di Somnakant, scusate. Alcuni nomi me li ricordo, altri un po' meno. Olè! Ah, un po' di vita, però magari altra vita. Sì, va bene. Allora, quindi, il Raiden è da questa parte. Oh... Un po' di strada da fare. Un po' troppo però così. Va bene tutto però. Ok. Se andiamo per di qua. Niente. Ah no, aspetta. No. Nota reliquie, sì. Questa era da vedere. Ottimo. Un incidente però. Un felice incidente. No, di qua. Aspetta. Fammi andare. Oh, minerali, perfetto. Ecco, una delle cose che volevo, come ho detto prima. Andare un po' a caccia di minerali. Oh, cristallo terra, minerale ferroso. Ah, due cristalli terra. Mettiamo anche qua. Magari questo ci dà una mano anche a raggiungere. Ah, si sta spostando. Oh, perfetto. Max insetto, dove mi porti? Oh, oh. Ottimo, qui sta, perché così posso anche fare... E là, l'ho visto! L'ho visto! Aspetta. Vabbè, per forza di cose devo andare quindi. Aspetta di qua. Mm.
aspetta, è per di qua? No. No, è sopra, è sopra, è sopra. Non abbiamo una zona dove poter mettere un bel... Ah, ecco, tra l'altro insetto filo, va bene. Però dico, una bella zona dove poter mettere... Ah, no, qua? Dov'è? Aspetta. Dov'è? Cioè, mi sa che è sopra però, non qua, credo. Perché qua non lo vedo. È sulla mappa. Oh, oh, bene, bene. E c'era già, buonissimo. Andiamo sopra. Quindi, eccolo là. Eccoti qua. Eccoti qua, adesso ti prendiamo. Aspetta, però. Perfetto. Oh. No, ho sbagliato. Aspetta però. Ah, giusto, perché va in automatico, è giusto. Beh, iniziamo bene. No, aspetta però, aspetta. Sì. No. Due volte tra l'altro colpito. No. Aspetta però, mi muovo. Aspetta perché qua. Dammi qua. Ah, non ho sbagliato quel colpo. Doveva essere meglio. Aspetta. Non riusciamo. No. Sì. Non come avrei voluto però. Sì. No, è finito l'effetto in questo momento. Vediamo. No, vai a prendere. Bravo, vado a prendere. No, cosa, che scappi? Oh, cosa scappi? Cosa scappi? Cosa scappi tu? Dove vai? Un po' lontanuccio anche in realtà. Sì, cote in effetti. No, non tanto cote. Vabbè. Non è un problema. Più che altro... Mega pozione, perfetto. Un attimo. Yoink. Hai detto yoink? Oh, ci sta, Beh, no. Beh. Farti rotte quali? Olè, ancora. No, è antidoto qua, credo, no? Madonna, quanto tempo. Prendilo. Buono. Va bene. Ma comunque c'è sempre l'ignoro. Vanno a prendere, bravo, bravo, bravo. Perfetto, abbiamo il bonus completo. Non so per quanto, perché l'arancione stava già prima. No.
Lanciamo. Lanciamo. Sì. Ora andiamo qua, la testa sempre. No. Ole, parti notte. Coda però niente. Devi fare un pochino a coda, infatti. Oh, oh, sì, infatti. Adesso c'è un... dei danni, una cosa. Diciamo. Sì. La coda però ancora niente, è ancora intatta. Aspetta, che è successo? Non l'ho attaccata, no, 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 no. Aspetta, no, quello è... sono altri mostri. No. Ok. Bravo, 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 dammelo. Dove vai? Dove vai? Dove vai che la festa è qui? Dove vai? Dove vai? Ma sì, ma qui sa... qui sa... non pensare a questi qua. Oggi in effetti però magari un pochino lottare anche da loro. Tanto ci mancano 20 minuti e siamo molto in anticipo con, con il programma. Da quello che, da quello che comprendo, da quello che intravedo, è già abbastanza sfinito il Ratian. E vai, di Kestodon in Kestodon. Ok. Poi un po' di cote. Eccolo qua, bello tranquillo, stanco anche. Allora, un secondo, ma dove riusciamo a fare in maniera un po' figa? No, peccato. No, 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 no. Con calma che sei stanco. No, però, stati calmo. Bravo con la ricerca, bravo figliolo, bravo, bravo. Ce la fa a prenderlo? Era un po' difficile in effetti. Bravo, vieni, 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 facciamo completo. Jackpot! Non era male. Ho rotto la coda! Ho rotto la coda! Ho rotto la coda! Ho rotto la coda! Riusciamo a lottare la coda con lui? No, è un po' difficile. Coda luttata mentre lui lo stava proteggendo! Alla grande! Alla grande, alla grande! Ok. Quanti danni, quanti danni, quanti danni. Però magari evitare, perfetto. Oh no. Meno male. No, allora aspetta. Prendiamo antidoto, poi mecha pozione. Sì. No, non gli importa, che c'è sempre. No. Stavolta no. Altre parti rotte.
Oh, di nuovo. Chiudete qua. Sta là. Valla a prendere già. Di là, di là, di là, di là, di là, di là, di là. Di qua, di qua, di qua. Oh. Dai, che non ce la fa più. Non ce la fa più. È stremato, è distrutto. Avanti. Dove va? Tra l'altro se ne sta andando il Kinsetto con lui. Di qua. Vieni qua. Qui sta. Ogni volta. Qui sta. Aspetta, perdi qua. Prendiamo anche qua. E come? No, scusate, ho sbagliato. Ok, però mi sa che dobbiamo salire adesso. Prendiamo anche questo. Poi qua. Ok, sta riposando. Ah, a questo punto sì, però bomba. Bella bomba, magari anche una bella trappola. Abbiamo trappola. Ce l'abbiamo, no? Trappola una soltanto. E a questo punto meglio una bella bomba botte e via. Anzi, due. Allontaniamoci. Oh, di nuovo. Ok, prendiamo anche questo. Oh, mamma. Vieni qua. Dai, che manca poco, manca poco, manca poco, manca poco. E all'indietro. No. Sì, dai. No, peccato. No, peccato. Dai, che è quasi morto. Di nuovo. Non, perché non faccio le scorciatoie? Pozione. Vieni qua. No, dai, spostati. Ok, meno male. Peccato. Non di nuovo. Tra l'altro durante l'attacco che sta. Ok, grazie compagni. Grazie. Oh, non è la prima volta che mi uccidono. Che sono loro a ucciderlo, eh. Non è la prima volta. Non so come prenderla. Lottare il Ratian. Daddy needs a new pair of boots. Puoi dirlo forte, paparino. Ok, corazza buona. Andiamo alla testa anche. E andiamo anche all'ala. Perfetto. Corazza un'altra volta. Ok, quindi anche qua corazza immagino, no? Che mettiamo allora? Sì. Poi mettiamo... questo, va? Ok. Basta. Infatti dicevo, la corazza del Tetranodon ha delle texture un pochino, come dire, diciamo non all'altezza della situazione, ecco. Il resto del gioco è molto, del resto del gioco è bellissimo, però quelle texture là no. Quindi prendiamo tutto. Niente cartate questa volta, beh, mi sono rifatto. Aspetta, abilità compagno elementale, cos'è che era? Attacco elementale più imparata.
Che cacchio è? Poi vedrò meglio magari tra... Boh, magari la vedo meglio poi quando gioco per conto mio. Ok. Beh, abbiamo fatto, diciamo, due missioni però fatte con tutti i mostri, non soltanto quelli richiesti. E quindi ci mettiamo un attimino in pausa, magari vicino Fugen. Sì, vicino Fugen. Ragazzi, da questa parte, Quisa, brava, Quisa, qui, perfetto. Ok, è anche tardi, sono meno 10, perfetto. Quindi per questa serata, per la seconda Friday Night and Fever va bene così. La settimana prossima, se tutto va bene, se ce la faccio, dovrei fare la prima sessione in multiplayer per conto mio. Nel senso che magari o vado a caccia di mostri da solo, oppure comunque vado con le progresso villa, vabbè, comunque sia con le missioni del lab che sta a sinistra da qui. Intanto quello sta andando chissà dove, a bruciare l'inferno là in fondo. Oh, che meno male non è andato a sinistra. Dicevo, poi anche missioni online con sconosciuti. E diciamo che così entra più nel vivo la Friday Night Fever, visto che queste prime missioni sono state del single player. E quindi c'è comunque un po' mancanza dell'elemento, beh, del caos con altri giocatori e anche altri pali come Paramount. Poi comunque sia, questa puntata sarà disponibile anche su MPD One, il canale degli archivi di Twitch, su YouTube, che quanto prima, perché in effetti c'è anche la prima da caricare ancora. Poi, che altro? Se vi è piaciuta la live di oggi, mettete un follow, così sarete sempre informati anche sulla programmazione di MPStream. O magari, se volete essere informati su MPStream, non solo, ma anche su MPD Wind o su MPTV, il canale, diciamo, di YouTube che non è degli archivi, basta seguire il profilo Twitter. A proposito di MPTV, di recente ho caricato un video di doppiaggio dedicato alla webcomic Anacere di Geniginia e spero che andrete a vedere. Poi, altro avviso, per l'appunto, ripeto, domani, in effetti è vero che io con la prossima Friday Night and Fever andrò in multiplayer per conto mio, ma domani ci vado già con altri, e già perché domani alle 18.30 ci vado con alcuni membri della community di cui faccio parte, ovvero gli YouTubers. A tal proposito, aggiungerò tra oggi e tra domani e dopodomani il banner sulla pagina qua di Twitch, perché in effetti devo ancora farlo. Tra l'altro un secondo, che vi ripeto con chi sarò in caccia domani dalle 18.30. Cioè, in YouTubers sì, ma chi? Con Phoenix, con Remember Over the Gamers e con Dr. Justas, Hunter Romani. Ripeto, domani dalle 18.30 sul canale Twitch degli YouTubers, ovvero twitch.tv/YouTubers, vabbè, YouTubers comunque. Quindi spero che verrete anche a darmi un'occhiata. A dare un'occhiata come... Vabbè, che poi in effetti loro... Phoenix soprattutto, da quello, se non ricordo male, è un giocatore assiduo di Monster Hunter già ai tempi di WoW, ma comunque da prima, da quelli 3DS, quindi saranno comunque giocatori con molto più tempo in game di me, con armi decisamente migliori, con corazze decisamente migliori, con tutto decisamente migliore. Non so che figura ci farò, però ehi, almeno siamo in 4, quindi non so, vabbè, se... Almeno mi colmano le mie mancanze, ecco, diciamo così. Quindi direi che ho detto tutto. Sono abbastanza stanco anche, diciamo. Quindi vi ringrazio per aver seguito. Spero che vedrete, spero che piacerà questa live anche a quelli che la vedranno su MPD Wine quando sarà caricata. Ripeto, caricherò quanto prima sia questa puntata che quella precedente della Friday Night and Fever. E mentre abbiamo Smokey che è compenetrato essenzialmente in Quisa, e questa cosa non mi piace affatto, già ieri abbiamo visto i due entropi in Crash Bandicoot 4, basta così con le cose strane. Detto questo, ci vediamo con i Nintubers domani, altrimenti direttamente martedì, e in quel caso vi auguro anche un buon weekend. Direi anche di... staccare. Tra l'altro, per tuo caso, io anche non metto per sbaglio la schermata di